Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 2500 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e direi di partire subito con il video. Parto dicendo che ho trovato questo camper su subito.it ad un prezzo di 2500 euro. Si tratta di un Elnag su meccanica Bedford, uno di comunque dei miei camper preferiti, veramente qualcosa di spettacolare. Sono veramente, come posso dire, gasato, perché quando vedo un Bedford comunque è qualcosa di veramente spettacolare, un mezzo costruito veramente molto bene. Allora, come camper è un camper abbastanza grande, dovremmo stare intorno ai 7 metri, comunque molto spazioso all'interno. Questo è lo stesso camper gemello, comunque vedendo anche dalle foto, ma si vede, è lo stesso camper gemello di Nati Liberi, di Simone, che saluto, bella zia. È un camper spettacolare. Allora, praticamente entrando sulla sinistra troviamo la cucina, nella parte posteriore troviamo una dinetta a ferro di cavallo veramente molto spaziosa. Praticamente poi dopo c'è un armadietto con la centralina dell'Elnag. Vicino all'armadio, nella parte a destra, poi troviamo il bagno, pure questo abbastanza spazioso. Mansarda molto grande dell'Elnag, comunque in quel periodo intorno agli anni 80 facevano delle mansarde veramente ampie. Poi abbiamo un'altra piccola dinette, adesso in foto non si vedrà, ma comunque ve lo dico io, c'è un'altra piccola dinette praticamente tra il divisorio cabina cellula, là c'è un'altra piccola dinette. E poi comunque il camper è finito, però all'interno è veramente molto spazioso. Praticamente vedendolo all'interno ci sono alcune lavorazioni da fare, perché è stato specificato dal proprietario che è stata riparata l'infiltrazione, ma è un attimo da riguardare, quindi va un attimo rivista. Poi comunque se uno lo vuole personalizzare all'interno, vuole riverniciare i mobiletti, vuole fare alcune personalizzazioni, aggiungere non so anche un impianto stereo per sentire la musica e tanti altri dettagli, non so, vuole cambiare anche il pavimento, mettere un laminato o un parquet proprio vero o comunque qualcosa, vuole fare anche dei cambiamenti, quindi ci può stare qualche personalizzazione. Passiamo a parlare un pochetto della parte della motorizzazione. Allora, sotto come motorizzazione non so se monta un 2000 diesel aspirato o un 2003 oppure un 2003 turbo diesel. Il 2003 che vi dicevo prima era un aspirato, comunque queste erano di solito le versioni montate. Ma comunque abbiamo sotto un cambio a 5 marce, questo è stato specificato, quindi ha i rapporti molto più corti rispetto alla versione pianalata, perché questo è un gemellato, quindi in montagna sale tranquillamente, forse sì, va tranquillo anche su strada, però farà molto più casino rispetto al pianalato e avrà dei consumi leggermente un pochetto più alti. Ovviamente è un camper molto grande, quindi ha bisogno anche dei rapporti molto più corti per muoverlo. Ci sono alcuni lavori da fare, da cambiare le gomme, rivedere i freni, da cambiare la vaschetta dell'acqua e ovviamente dargli una bella controllata tagliando alcune cose. Ovviamente a un prezzo del genere, un mezzo del genere non è facile da trovare. Se voi girate comunque su subito.it o sul marketplace di Facebook, non è facile trovare in Bedford. Se li trovate, sono dei mezzi che comunque, soprattutto in questo ultimo periodo, hanno acquistato veramente molto valore. Voi un pochetto per tutto quello che è successo in questo periodo, negli ultimi 2 anni, 3 anni, tutto quello che è successo. Ma comunque ne sono rimasti non tantissimi. Questa cosa mi sono dimenticato di dirvi. Un po' controllare anche le finestre, alcune cose, da rifare anche le sigillature nella parte esterna, cambiare e mettere le nuove guarnizioni coprivite, alcune per esempio proprio non ci sono, e comunque dargli anche una bella controllata. Di verniciatore esternamente sta veramente molto bene, ha il suo colore originale, quindi secondo me può andare bene ancora questo. E per il resto comunque sì, non ha grosse cose, ci sono alcune cose da fare, ma comunque si possono fare se uno ha della manualità, e trattando anche con il prezzo giusto comprate un bel camper. Comunque altre foto esterne non ci sono, c'è soltanto questa laterale, quella posteriore e alcune cose così. Comunque conosco un pochetto questo mezzo, mi piace veramente tanto, mi dispiace veramente che non lo posso prendere. Uno, perché il camper ancora non è finito, e poi il posto non ce l'ho, e anche per una questione economica. Capite, se dovessi comprare anche se avessi la possibilità di comprare un secondo camper, non saprei neanche dove mettere questo camper, perché questo è molto più grande rispetto al mio. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e questo Elnag su meccanica Bedford vi sia piaciuto. A me è piaciuto veramente tanto. Lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici o con chi vi pare, e per il resto ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani.